C'è un'Italia che la televisione non racconta, di cui i giornali sembrano essersi dimenticati, nascosta dal cemento dei palazzi e dall'indifferenza. Di questa Italia fa parte San Paolo, un grande quartiere della periferia di Bari. Qui vivono 45.000 persone. Qui non c'è un cinema, sono quasi assenti i servizi. Qui è alta la percentuale dei ragazzi che abbandonano la scuola e che rischiano di essere arruolati nell'esercito della malavita. Qui, proprio qui, Giovanna ha deciso che la sua idea di aiutare i bambini in difficoltà non sarebbe rimasta un'idea. Così, tra il cemento delle strade e quello dei palazzi, è riuscita a piantare e a far crescere un campo di fragole.